Torniamo a noi. Cosa dice Gesù a sto tizio che si crede perfetto? Non sei così bravo come pensi. Tu che ti credi così bravo, tutto sommato ti sei comportato da villano nei miei confronti. E giudichi questa donna che è più attenta di te alla mia persona. Sei sicuro di Nala? Sei sicuro? O forse ci sarebbe qualcosina da cambiare per te? Sentiamo. Ci sta tutto il ragionamento che si è fatto dal punto di vista di Gesù, però forse immedesimandomi anche nel fariseo. Numero uno, la domanda che Gesù ha fatto, probabilmente anche il fariseo, sentendo questo esempio che non aveva niente a che fare con magari un ragionamento precedente, ha pensato lui che ci fosse non una domanda trabocchetto, però un indirizzamento verso a un particolare ragionamento con un esempio. E infatti la domanda non ha detto quello che aveva più soldi, non so che ha detto, ha ricevuto un favore più grande a lui, nel senso di dire colui che è meglio consapevole forse dell'errore o del difetto di cui è. E quindi del perdono che ha ricevuto. Quindi da un certo punto di vista poteva sentirsi anche perfetto, no, ma magari poteva anche sentirsi anche lui comunque imperfetto. E quindi magari per tanto o poco che poteva essere nel suo modo di ragionare, anche per quel poco, però se consapevole che quel poco era comunque tanto, poteva anche medesimare a se stesso, quindi non è che si esenta dall'essere, cioè da questo punto di vista, non si esenta neanche lui forse da questo essere. Forse, però la mia impressione è che proprio lui non. Rispettare, come diceva lei la settimana scorsa, no? Che alla fine rispettando tutti questi riti, no? Cioè si dimentica di quello che è il senso È di quello un questo. po'. Riguardo ai farisei, il problema un po' era questo. Talmente attenti alle regoline da dimenticare il regalo che ci sta dietro, che dà senso a quelle regole. Per cui, stando alla mentalità farisaica, difficilmente si sarebbe sentito coinvolto più di tanto, però può anche succedere. Io personalmente non ce lo vedo lì a chiedersi dove ho sbagliato, perché anche per le tre cose che Gesù sottolinea, sì, non può negarle perché sa benissimo che le ha fatte consapevolmente, per scelta, però convincersi che erano in sbaglio. Poi l'altra era appunto queste regolette di uso, sì, anche nei confronti di quelli che gli altri vedevano, perché se sicuramente la casa era aperta anche a tutti, gli altri direbbero, ma come questo qui ospita in questo modo uno, praticamente il figlio No, no, dell'uomo? beh, ma figlio dell'uomo vuol dire uomo, eh? In ebraico figlio dell'uomo vuol dire uomo. Gesù lo utilizzava perché sembra di poter dire, almeno perché era il modo in cui Daniele, nelle sue profezie, nel suo libro, nelle visioni notturne, definisce il Messia, come lo vede lui, il Messia celeste che arriva con la potenza di Dio sulle nubi del cielo, eccetera. Lo descrive sempre come figlio dell'uomo, ma in realtà in ebraico figlio dell'uomo è un modo per dire uomo. Per cui uno che conosceva il libro di Daniele poteva collegare le due cose, però uno che non lo conosceva collegava le parole di Gesù al modo di esprimersi di buona parte degli ebrei del tempo, insomma, ecco. Era un modo normale per dire uomo, non esiterei più di tanto. Quanto piacera quello che si professava Messia, dunque, nel senso che Diciamo Gesù. che Gesù è chiamato Messia da tanti, nella gente, nel popolo. Lui rifiuta sempre quell'appellativo, però, a quel punto. Siamo ancora nel periodo di quello che si chiama il segreto messianico, in un certo senso. Il mio dubbio era che se invece vero, avesse ospitato Gesù proprio come se fosse il Messia, magari lui stesso Oh, no, beh, avesse allora sarebbe stato detto. molto più attento in quel caso, eh. Se avesse pensato così, sarebbe stato molto più attento. È la controprova che lui ha invitato Gesù, o per scelta sua, o dietro incarico da parte degli altri farisei della zona, per avere occasione di valutarlo bene, pesarlo, verificare bene che tipo di uomo è, come minimo quello, eh. Invece di vederlo soltanto dall'esterno e in momenti pubblici, vederlo a tu per tu, che poi tutti i presenti erano tappezzeria per loro, non erano talmente abituati alla presenza di questi curiosi, diciamo, che non ci faceva neanche caso per la verità. Quel che facevano all'epoca, quello che il fariseo poteva fare come attenzione alla osservanza di tutte le norme legali che riguardavano il pranzo, non le faceva perché c'erano gli osservatori, le faceva perché ci credeva lui, basta, ci fossero o non ci fossero.
E invece, forse quei tre gesti non li ha fatti per far sapere a tutti che lui non si sentiva amico di questo tizio. Può esserci l'intenzione, poteva essere benissimo quella. Comunque, qualunque fosse l'intenzione, Gesù gliela sputtana lì, gliela butta in faccia tranquillamente, senza peli sulla lingua, senza accusarlo. Non si chiede neanche come fa Gesù a saperlo quello che pensa, perché non ha detto niente, lo pensa lui. Il fariseo non ha detto a Gesù quello che pensa. No, no, però si è comportato in un certo modo. E Gesù dal comportamento tira fuori... Sì, ma lui non ha pensato, ma chi è questo, se non è un profeta come fa, aver capito quello che ho... ma forse dopo ci ha pensato dopo magari a quello, penso di sì, perché ma come mai è saltato fuori con quelle affermazioni lì? Vuoi vedere che lui guardandomi in faccia ha intuito quel che io pensavo? Può benissimo essere successo, ma il fatto è che c'è qualcosa in più che non abbiamo ancora sottolineato, quello che Gesù dice alla donna: tu hai molto amato, i tuoi molti peccati sono perdonati, per questo i tuoi molti peccati sono perdonati. Ma torna il discorso già fatto altre volte, che poi è sottolineato dai presenti, chi è costui che pretende anche di poter perdonare i peccati. Ricordiamolo, siamo nel mondo ebraico 2000 anni fa, nessuno poteva dire a un altro i tuoi peccati sono perdonati. Il gran sacerdote il giorno di Yom Kippur poteva dire a tutti i peccati del popolo sono perdonati, ma i to? Sei sicuro che sono perdonati? Nessuno poteva dire i tuoi sono perdonati. E invece Gesù ha questa pretesa, pretende per sé un diritto che è solo di Dio nel popolo ebraico, nella religione ebraica. E Gesù cosa risponde a chi fa questa osservazione? Guarda la donna e dice: la tua fede ti è salvata, vai in pace. Mettiti in pace. Quella sofferenza che ti ha portato qui, quel senso di umiliazione che il tuo mestiere ti ha buttato addosso, e che ti uccide dentro, e che è alla base del fatto che tu sei venuta qui a fare questa scenata, questa scenetta, meglio diciamo, che è per molti poco edificante, ma che esprime tutto il tuo disagio con te stessa, non davanti agli altri, ma davanti a te stessa, alla tua coscienza. Ecco, mettiti in pace, io ti perdono tutti i tuoi peccati, sta tranquilla. Però non le dice va e non peccare più. Perché? Perché no, non era libera di scegliere. Diciamo l'adulterata deve stare. Quando potrà constatare che nessuno l'ha condannata, bene, anch'io ti condanno, vai in pace e non peccare più. Perché quella era libera di tradire o non tradire il marito. Invece lei doveva fare per forza, perché ormai è etichettata. No, non etichettata. Era cresciuta per quello. Era stata comprata facilmente o raccolta in campagna, buttata via dai genitori a crepare di fame o mangiata da qualche bestia, perché questo era il destino di tante bambine, famiglie povere. E c'erano i mercanti di esseri umani all'epoca che giravano le campagne di Israele, giravano le città, specialmente i suburbi, le periferie, eccetera, per fare che cosa? Per cercare le bambine che venivano buttate via, o perlomeno se non trovavano quelle buttate via, che avevano a gratis in quel caso, bastava prendere e dargli un po' da mangiare, un po' di latte, erano a posto, le compravano dei genitori. Quanto vuoi per tua figlia? 10 denari? 5 denari? 15 denari? Tu non devi più mantenerla, hai una bocca di meno da sfamare e prendi anche qualche soldo, cosa vuoi di più? E non hai neanche la rogna di tirarla su, di doverla curare. Ci pensiamo noi. Scusi, però qui adesso c'è un problema grosso. Cioè? Perché vuol dire che se uno fa un peccato che non può evitare di farlo, può andare avanti. No, no, non sto dicendo niente, perché Gesù non dice quel che farà dopo. Quel che farà dopo ci penserà. Gesù la perdona fino a quel momento lì. Il tuo pentimento, cioè il disagio che esprimi è vero, è profondo, è reale. Non è una fisima che ti salta per la testa, ma che non vale niente, no, è qualcosa di serio. Ti senti umiliata da quel mestiere che fai, che devi fare. I tuoi peccati che hai fatto lì sono tutti perdonati. Più in là di tot. Perché se anche dicesse non farlo più, non può, sa che non può. Magari sarà lei poi che prenderà delle decisioni e le pagherà, se potrà. Dopo il Vangelo non parla più di questa donna, per cui è difficile dire è andata così, è andata così. Però diciamo che quelle ragazze venivano
raccolte da piccole e tirate su, educate proprio per essere prostitute. A 5 anni cominciavano già a essere a servizio per certi servizietti poco simpatici e a 9 anni, 9-10 anni, erano pronte. Terribile, terribile. E infatti, in quali siano i peccati di quella donna, Gesù non lo dice pubblicamente, il Vangelo non lo scrive, quindi ognuno può pensare, beh, possono esserci tante situazioni sbagliate poi nella vita, oltre a quello che devi far per mestiere. Il fatto è che lui, Gesù, perdona tutti i suoi peccati fino a quel momento, fino a quel giorno, e poi va in pace. Cioè, per quel che riguarda, soprattutto quel senso di profondo disagio, umiliazione che senti dentro, che ti fa piangere in quel modo, ecco, non pensarci più. I conti sono pareggiati, sei perdonata. Poi andando avanti saprà lei quel che ha fatto, non so. Può darsi che abbia anche rifiutato di continuare a fare il mestiere e l'abbia pagato con la vita. Che ne so, perché ci pensava mica 2 volte. Non dovevo mica rispondere a qualche giudice se ammazzavano una loro proprietà che rifiutava di obbedirli. Non erano persone, erano cose di fatto terribile, ma reale. Erano schiave, erano schiave. Quelle che ci sono sulle nostre strade, la maggior parte sono obbligate. E spesso e volentieri manco le dicono, altrimenti ti faccio fuori. Faccio fuori tua madre, tua sorella, tuo padre. Quelle della Nigeria, animiste, che hanno la loro anima racchiusa nel sacchettino che portano al collo, tolgono il sacchettino, se non fai giudizio brucio questo, quindi tu crepi. Fa paura, il voodoo, eccetera. E loro, pur di non morire tra atroci tormenti, e sono qui tra di noi, tutti sanno che sono così le cose, chi ne fa qualcosa? La legge proibisce qui da noi la schiavitù. Sono lì sulla strada, visibili da parte di tutti, eppure... Perché? Boh, non lo so perché. O forse perché non sanno cosa fare. Non sanno come riuscire a mettere le mani su... Forse perché le leggi sono fatte in modo tale che ti legano le mani. Capita poco, è delle volte. Qualche domanda? Tutto a posto? Il messaggio di questo racconto quale potrebbe essere allora? Pentimento, chiaramente, perché lei si pente e si rende conto del perdono. Ecco, per tutti c'è un perdono, per tutti è possibile. Anche per chi è etichettato o combinato nella vita in modo tale che arrivasse anche a dire per me è impossibile cambiare, però... Se vuoi, puoi. C'è questo annuncio di libertà profonda, di possibilità.